Questo è un progetto che ci riempie di grandissima soddisfazione perché è incentrato sull'ambiente, che è uno dei fari che questo Consiglio di Amministrazione ha cercato di portare avanti sin dall'inizio. Sapete tutti come il servizio idrico integrato oggi è composto non solo dall'acquedotto, ma anche appunto, dalla fognatura e dalla depurazione. E questo progetto è uno dei primi, forse l'unico a livello europeo, che intercetta proprio quest'ultimo aspetto. È uno studio diciamo, la nostra conformazione della nostra rete idrica, è una rete mista, come molti sanno, nel nostro territorio. I sindaci attualmente stanno intervenendo dove possibile, ma non è qualcosa che si possa fare facilmente. E questo crea delle problematiche ambientali nei momenti in cui ci sono delle alluvioni particolarmente forti, le cosiddette bombe d'acqua che si vedono negli ultimi anni. Questo progetto mira proprio a prevenire gli effetti che queste situazioni hanno sul nostro ambiente. Ecco, cosa comporta quando si verificano queste bombe d'acqua? Comporta il fatto che la rete fognaria viene inondata da una quantità di acqua meteorica non prevista e questo può creare delle problematiche ai depuratori con delle conseguenziali sversamenti sia sui fiumi che a volte anche sulle foci dei mari, come è accaduto spesso in passato. I nuovi depuratori su cui abbiamo investito negli ultimi anni hanno un impatto minore rispetto a queste situazioni proprio per le nuove tecnologie. Tuttavia molto spesso questo accade, questi sversamenti accadono anche nelle città, nei tombini, quando vediamo questi tombini con le acque meteoriche che rigurgitano fuori acqua e dunque questo progetto serve proprio per prevenire questo tipo di situazioni e di individuare i punti in cui questo accade. Quindi possiamo magari immaginare in un futuro ideale che non vedremo più sottopassi allagati sulla costa in caso di bombe d'acqua. Sì, nel senso che, ripeto, i sindaci stanno intervenendo in maniera molto puntuale anche nella conformazione, quindi ove si fanno dei lavori, spesso oggi tendiamo a separare le reti idriche, quindi c'è la rete meteorica e quella delle acque nere, però a lungo termine speriamo proprio che questo non accada più. Ecco. Questa progettualità, oltre a dare valore in questo ambito con la realizzazione di borse a lavoro per gli studenti, hanno anche una ricaduta sulla collettività, sul territorio per quanto riguarda queste situazioni climatologiche che ci veniamo a trovare oggi. È un progetto di importanza che si è riuscito a intraprendere, a prendere, grazie appunto, come dicevo, alla collaborazione di più enti. Ne approfittiamo però anche per chiederle lo stato dell'arte della Casa dello Studente. La Casa dello Studente sta procedendo, sta andando avanti, i lavori vanno avanti, speriamo che non ci fermeremo. Speriamo che le istituzioni ci prestano attenzione. Il Dipartimento di Bioscienze, Tecnologie Agroalimentari e Ambientali non è partner del progetto, ma diciamo, è stato chiamato in causa in una seconda istanza proprio perché il nostro dipartimento si occupa di ricerca in questo settore, devo dire, da almeno 23 anni, per quanto attiene prevalentemente ovviamente agli aspetti agroambientali, quindi il significato dell'acqua per le produzioni primarie, ovviamente nel settore agricolo. Il significato della presenza di contaminanti e dell'eventuale tossicità di composti contaminanti nell'acqua, quindi su questi aspetti facciamo sia attività di ricerca che di consulenza contro terzi, e soprattutto anche in un'ottica di sostenibilità ambientale. Noi abbiamo tre corsi di studio nel nostro dipartimento con questa parola sostenibile. È ovvio che l'acqua va considerata un patrimonio, diciamo, a 360 gradi, non ultima ovviamente l'aspetto anche relativo alla salute, quindi aspetti che ho menzionato anche precedentemente di tipo tossicologico e ambientale che siamo in grado di valutare.